praticamente non possono essere, cioè la tassa sulla depurazione. Ma questa in effetti non è che era una cosa che io condividevo, perché pagare una tassa per un servizio che non c'è comunque non è che è una cosa, anche perché molti comuni percepivano la somma, ma la dovevano in sostanza Accantonare. reinvestire nell'utilizzo praticamente nel far avviare i depuratori. Invece questo non succedeva, cioè prendevano le somme e le utilizzavano Quindi secondo in te ha altre fatto bene la situazioni. Corte Costituzionale a dire se il Ma secondo depuratore me non sì. funzionava bisognava Secondo me non. sì, era un servizio che automaticamente l'utente non usufruiva. Allora, se c'è il depuratore uno lo paga, ma se non c'è non esiste pagare una cosa Se non che è non c'è. funzionante, Allora, allora non è entrato a regime, non lo dicevo là pago. praticamente, se riusciamo a razionalizzare, allora meno acqua si perde, l'acqua che va a finire nel depuratore viene pulita e reinvestita in agricoltura. E non utilizziamo nell'agricoltura l'acqua potabile perché non si può utilizzare. Allora, tutto questo sistema, se va bene a 360 gradi, crea risparmio. Se invece non va bene, crea sperpero. E lo sperpero si vede dalle nostre bollette perché aumentano in forma. Anche perché i piani d'ambito, sia dell'ATO acqua e sia dell'ATO rifiuti, pongono in 5 anni i risparmi. Cioè praticamente loro fanno un piano di investimento dove dice il primo anno possibilmente i costi aumentano, dopo il terzo anno incominciano a diminuire perché si va a razionalizzare, Sì, incomincia sono degli studi, praticamente, delle schede ecco, monografiche. perfetto, però giustamente se tutto va bene, Ti ma faccio se allora va questa domanda e tu mi male. rispondi, poi parliamo pure di quella che è l'attività e della provincia regionale di Catania, perché siamo partiti disparati con l'ATO No, ma e anche quindi questo è sì e correlato no, con ma l'attività. rientra perché diciamo che ormai il 31 dicembre è arrivato, Appunto, tra perfetto. feste di Natale e preparative, Già ci tutto il resto siamo, già ci siamo a già ci siamo. Natale, voglio dire. Allora ti faccio questa domanda, che è collegata al lato acque, ma che si riaffaccia pure a quello che è il discorso del lato ambiente, gli oneri ambiente per il nostro settore, la crisi, tra virgolette, dei rifiuti che abbiamo conosciuto non solo a Napoli, ma anche qui vicino casa, Drano, Passo, Paternò, certo. Biancavilla, Belpasso e così via. Allora ti faccio questa domanda. Risulta al 2007, circa 2006, il bilancio 2007-2006, che lato Ionia Ambiente aveva un credito, vantava un credito rispetto ai comuni, e tu essendoci stato mi puoi dare conferma di questo, se sbaglio mi correggi immediatamente, di circa 9 milioni di euro. Cioè dire, i comuni che facevano parte della Ionia Ambiente non avevano pagato la propria competenza alla Ionia Ambiente, nella quale che si trovava, diciamo, in debito verso la Imerise, Certo. se non ricordo male, che è la società che gestisce questo servizio, di 9 milioni di Allora la domanda che io ti faccio è un ATO che funziona bene, non lo IOTA Bende, l'ATO in questo caso che si porta per dare un servizio ai cittadini e poi si trova con dei crediti vantati dai comuni di 9 milioni di euro. Allora, io credo che quello che non è andato bene come dire, nell'ideato è, come dire, il venire meno di questo, del sistema, come dire, ATO più comuni. Perché in effetti l'ATO non faceva altro che gestire servizi per conto del Del comune. comune, esatto. Non aveva entrate proprie in questa prima fase, attenzione, perché man mano che l'ATO incominciava a crescere, doveva praticamente, come dire, costituire all'interno delle strutture, mi riferisco a piccole discariche, mi riferisco ai centri di Raccolta compostaggio, i differenziato. CCR, cioè delle strutture che potevano creare ricchezza, ma in attesa di questo le uniche somme dovevano purtroppo provenire dai comuni e i comuni li prendevano dalle tasse. Ecco, questo sistema si è un pochettino interrotto. Io non voglio entrare perché i comuni, voglio dire, non hanno pagato, perché insomma molti dicono, ma perché allora se il servizio è quando era No, la col domanda non è questa, comune. Nunzio, scusami. La domanda è se il cittadino paga la tassa della spazzatura e poi se non la paga gli arriva con la SERIT e quindi viene scritta al ruolo e il comune non paga l'ATO, i soldi della tassa della spazzatura dove vanno a Ma finire? questo glielo deve dire ai comuni, non certamente Ma come ho io fatto la questa domanda cosa che ci pongono in questi no, giorni? vabbè, Come mai i comuni hanno tutti questi allora, debiti nei confronti degli aspetta. altri? Allora i soldi della spazzatura dove sono andati a Allora, innanzitutto finire? vanno a finire nel bilancio, sicuramente andranno a finire in liquidità. I comuni, voglio dire, non per difenderli, anche perché sono stato un amministratore da un Ma po' lo di era anche anni, sindaco. ecco, da un po' di anni, ma voglio dire da un po' di anni che va dal 1993, non hanno altro che avuto decurtati trasferimenti Sì. regionali e nazionali. Cioè significa praticamente che in una zona, in una Sicilia, dove non ci sono molte risorse economiche, non abbiamo un reddito pro capite enorme, i comuni non possono
a fronte di una diminuzione di trasferimenti aumentare le tasse. E allora hanno lasciato le tasse come erano, però hanno avuto dei soldi in meno. Per cui la liquidità è stata importante e sicuramente hanno utilizzato le somme che provenivano dalla tassazione per quanto riguarda i rifiuti per pagare alcune situazioni che possono essere liquidità. Sono stati convocati in prefettura, via prefettura e così via, quasi tutti i comuni che dovevano essere, che erano morosi. Ascolta, c'è una differenza però tra Ioni Ambiente e il Simeto. Sì. Il Simeto Ambiente. Perché? Perché il Simeto Ambiente ha applicato la TIA. Perché, come tu sai sicuramente, la TIA è diversa dalla TARSU, sì. Perché noi ancora siamo in TARSU, cioè la TARSU significa che il 75% delle somme debbono essere che riguardano il costo totale del servizio, cioè se il costo costa 100, il 75% deve essere recuperato dai cittadini, il 25% viene preso dal bilancio comunale, mentre la TIA è la tassa ecologica al 100%, ecco perché gli aumenti esorbitanti che ci sono, perché se il costo di un servizio è 100, tu devi recuperare 100 da questo punto di vista, per cui significa praticamente che il 25% che mettevano prima i sindaci dai bilanci non se lo sono trovate più, perché insomma meno trasferimenti, dove prendono i soldi? Sai qual era il comune più virtuoso nel 2006 per Maletto. Quanto riguarda... Scusa, no, l'apsus non era letta. Era a Bronde con un saldo iniziale di credito molto basso, sì. Poi ti posso... No, c'è anche Fiume Freddo, vedi? Ti dico subito Fiume Freddo? Sì. Sì. E poi vuoi sapere, Maletto, 84.000. Vabbè. Vabbè, ci siamo. Ci siamo. Vabbè, ma è un piccolo paese. 2006 invece... parliamo, ora poi non lo so, Randazzo 248.000. No, ma anche Randazzo, voglio dire, non ha dato problemi. Certo, sono qualche... circa 300.000, però io so che stanno rientrando. Allora, qualche comune ha determinati problemi, perché? Perché in una fase finanziaria dal punto di vista strutturale, insomma finanziaria un pochettino precaria, ecco, sta vivendo come Catania, Catania non è il solo comune che è in deficit tra virgolette, ci sono altri comuni che purtroppo non per colpa loro, perché certamente non si può creare un deficit finanziario in 3, 4, 5 anni. I deficit, che lo capiscono i cittadini, si creano in 20 anni. Cioè se uno non sa spendere, risparmia, significa che poi ogni anno si amplifica tutta la situazione. Perché il fatto che certe volte io così le capisco qualcosa di amministrazione, qualcuno dica la colpa è tua, la colpa è tua, diciamo che la colpa è di tutti quegli amministratori che negli anni, nell'arco di 15-20 anni, non hanno saputo razionalizzare le somme e possibilmente hanno speso più di quanto incassavano. Non voglio parlare più di altro con Giannunzio Pariniello. A questo punto invece voglio, no, perché ci ritornerò, io ho chiesto pure al Presidente e ad altri di poter ampliare questo, in modo da poter far conoscere meglio. Dico complimenti al Presidente perché sta facendo benissimo, non perché voglio dire, io non ci sono più al lato, però vedo che... parlavo del Presidente della provincia regionale. Ah, no, io sei... Vabbè, il mio ex Presidente... Facciamo i complimenti al Presidente. No, il mio ex Presidente, il dottore Zappia. Ecco, vabbè. Vabbè, allora ti porto ad una... Quello è il mio presidente attuale. Allora, Giannunzio, tu ti insedi come consigliere provinciale e ti metti subito al lavoro. E parliamo un attimo del territorio e poi ritorniamo ad altri argomenti. Ti metti subito al lavoro e cambio pure il tono, perché ti voglio portare sull'interpellanza che hai formulato per la quota 1000, che è una strada importante che passa tra i vari paesi che sono Maletto, Randazzo, Lingua Grossa, Solicchiata, Passo Pisciaro, è un'arteria importante pedemontana, ed è un'alternativa alla 120. La tua interpellanza, il senso e cosa si pone questa interpellanza? Allora, vediamo se riesco a esprimere il concetto. Allora, io come sono entrato? Immediatamente conoscevo già e conosco il territorio e ho avuto l'opportunità nel mese di agosto di vedere alcune strutture della provincia abbandonate. Tra queste, poi entreremo anche perché c'è un'interpellanza anche su questo, perché voglio dire il villaggio Mareneve, la cantina Ave, perché di Lingua Grossa lo sa. E allora, aspetta, spieghiamo un attimo. Il villaggio Mareneve è quello che si trova sulla strada che sale sull'Etna, ed è un villaggio che fu costruito tantissimi anni fa, che doveva servire, 60. Ed è funzionato per un periodo. Dove sono state spese 3 miliardi di lire. All'incremento turistico di quella zona ci sono stati dei progetti pure presentati, 3 miliardi di lire. Presentati, però ancora a...
un iter che è in condizione, la cantina Ave è stata comprata, per capirci, è quella cantina che voi scendendo da Lingua Glossa, oltrepassato il cimitero di Lingua Glossa, sulla sinistra vedete quel caseggiato di colore azzurro, quella è la cantina. E poi c'è una casa patrizia che praticamente è stata comprata dall'allora giunta Musumeci proprio a Lingua Glossa, è una casa bellissima e da allora, dal 1996-97